Finalement, on fait une daigneau de la comtesse. Oui, la nouvelle vague. Qui bravi ragazzi che non trasforma la visione di realismo nel cinema, che si sentivano troppo stretti dans un studio, che fumavano e bevevano come les artistes maudits. Stiamo parlando di A bout de souffle. Fino all'ultimo respiro, dite voi? Jean-Luc Godard gira il manifesto della nouvelle vague nel 1960 con l'aiuto di François Truffaut e la sceneggiatura di Claude Chabrol. I protagonisti Michel e Jean-Paul Belmondo, lei una malvagia Jean Seberg, Patrizia. Malvagia per usare le parole di Belmondo che prima di chiudere gli occhi per sempre le dice « c'est vraiment dégueulasse ». Lorenzo Pellizzari, su Cinema Nuovo nel 1961, scrive: la rivolta di fino all'ultimo respiro è poco più di uno sberleffo, un atto di opaca e rinunciataria derisione. Prima o poi anche Godard verrà archiviato come un capitolo chiuso in attesa di nuove scoperte. Ah, non è stato proprio così. Godard ha reinventato il modo di fare cinema. I piani sequenza che ci fanno entrare nel realismo della scena, il dialogo di Michel che si rivolge direttamente allo spettatore quando è alla guida, l'irrilevante che prevale sul drammatico. Ma il soggetto è la vera novità. Michel è un voyou, per molto di più di un teppistello, Belmondo è un vero assassino. Ma anche i criminali si innamorano e la redenzione pare essere sempre una, il rifiuto della femme méchante. La comtesse vi dice toute la vie, anche per gli scorci parigini e quella voglia d'Italia che Michel trasmette. Bien, c'est tout pour ce soir. Bonne nuit, mes amis.